A bordo del suo pick-up, Dario schiva frane e voragini. È uno dei pochissimi abitanti di Purocelo, frazione di Brisighella nel Ravennate. Ad un mese e mezzo dall'alluvione, qui le strade sono ancora distrutte. L'acqua ha trascinato via tutto, ogni collegamento è interrotto e le attività produttive fanno ancora i conti con i danni del maltempo. Facciamo il foraggio, sperando di riuscire a portarlo alle stalle, perché si sta chiedendo il foraggio, ma non abbiamo la strada per portarlo giù. Le immagini dall'alto mostrano le ferite dell'Appennino emiliano che faticano a guarire. È andato giù tutto per una lunghezza di una trentina di metri. La strada rimane lassù, ma qui non c'è più passaggio. Fabio, con bastone e scarponi, solca quello che rimane delle strade del paese, venute giù insieme all'acqua e alla collina. Sì, noi siamo da 41 giorni isolati, l'allacciamento dell'acqua l'abbiamo avuto solo oggi, dell'acqua potabile. Il paese, teatro di una storica battaglia tra partigiani e tedeschi, oggi sembra essere stato dimenticato. Il grido di Fabio è quello di tutte e quattro le famiglie che vivono qui. La situazione è urgente, continua a essere urgente. E sono passati tanti giorni in pianura, i problemi in gran parte si sono risolti, insomma, comunque si vedono i risultati. In collina non è cambiato nulla, stiamo ancora aspettando.